Buonasera, innanzitutto dico all'algoritmo che ciò che dirò è pubblicato su internet, è un articolo ufficiale di Tutto Sport, quindi di un giornale, e è datato 29 marzo 2021. Chiunque può risalire, comunque il link all'articolo che leggerò è tra le informazioni di questo video, quindi non esprimerò se non marginalmente e moderatamente opinioni personali, ma riferirò quanto dichiarato in un'intervista da un notissimo esperto in genetica. Covid, gli immuni per natura, chi sono e come succede? Ci sono persone che, seppur a stretto contatto con positivi, non vengono contagiati dal coronavirus. Il genetista Giuseppe Novelli spiega perché. Vogliamo fare chiarezza su questo virus e su come operi e che tipo di risposta immunitaria inneschi per sviluppare terapie più efficaci. È l'ultimo ma decisivo passo che la scienza può compiere. Il genetista Giuseppe Novelli, direttore del laboratorio di genetica medica dell'Università Roma Tor Vergata e a capo di un'equipe di 250 laboratori mondiali coordinati dalla Rockefeller University di New York, ha spiegato ai microfoni di Business Insider la grande scoperta effettuata e che riguarda i cosiddetti resistenti. Resistenti, vale a dire gli immuni al Covid-19, dal quale non vengono contagiati neppure dopo essere stati a stretto contatto e per lunghi periodi di tempo con persone positive. Dice il professor Novelli, ecco come è nato il nostro studio. Il nostro studio è nato proprio dall'insolita risposta che presentano alcuni individui al SARS-CoV-2. Ci sono dei fattori di rischio che si associano a un decorso clinico più severo, come l'età, la presenza di ulteriori comorbidità, tra cui il diabete e l'insufficienza renale. Ma da soli non bastano a giustificare questa ampia variabilità nella risposta clinica. Con il tempo ci siamo resi conto che alcuni individui, nonostante fossero fortemente esposti al contagio, non soltanto non sviluppavano alcuna sintomatologia, ma risultavano negativi sia alla ricerca del virus mediante tampone nasofaringeo, sia agli anticorpi sul siero, come se fossero naturalmente immuni all'infezione. Viene da chiedersi chi più di un insegnante possa essere stato esposto al virus, qui esco dal virgolettato, da quando il virus è arrivato e come sia possibile che un insegnante che è passato all'interno della tempesta anche prima dell'arrivo delle pozioni magiche, non si sia per niente infettato, mai infettato, non abbia mai manifestato nessun sintomo né abbia mai trasmesso la malattia nonostante le evidenti situazioni di contatto. Io per esempio ne ho avuti alcuni recenti. Quale dotazione possa avere un insegnante o una qualsiasi persona che risulta, appunto come dice il professor Giuseppe Novelli, resistente al virus, sarà motivo di analisi da parte della scienza. Continua il professor Novelli. Gli interferoni di tipo 1 e 3 sono le molecole chiave. Il passo successivo è stato reclutare
soggetti di entrambi i sessi e di qualsiasi età, risultati apparentemente immuni al virus, che hanno avuto un contatto ravvicinato e prolungato con familiari infetti senza mai positivizzarsi. Per chi rientra nei criteri di selezione, basta un prelievo di sangue da cui poi è estratto il DNA. Grazie alle moderne tecniche di sequenziamento è possibile leggere la storia, la nostra libreria genetica, lettera per lettera e individuare varianti del DNA che possano conferire questa particolare immunità alle infezioni. Gli interferoni di tipo 1 e 3 sono le molecole chiave della risposta immunitaria. Quando le nostre cellule entrano in contatto con un virus, si attivano dei meccanismi di allerta che portano alla produzione di interferone che funge da molecola segnale e si lega a specifici recettori cellulari ed è in grado di attivare la risposta antivirale. Questo avviene principalmente grazie a geni specifici, cosiddetti ISGS. Sempre il professor Novelli continua dicendo che alcune alterazioni genetiche conferiscono una sorta di protezione. Così come esistono varianti di alcuni geni che possono portare allo sviluppo di un quadro molto più severo, esistono alterazioni genetiche in grado di conferire una sorta di protezione alle infezioni. Identificare con precisione i meccanismi di resistenza permetterebbe di aprire l'orizzonte a nuove strategie terapeutiche. Qui finisce l'articolo del professor Novelli e ora faccio un po' chiarezza relativamente all'ultima parte dell'articolo, là dove si parla di alterazioni genetiche. Durante l'estate ho avuto uno scambio epistolare con il professor Novelli, subito dopo essermi fatto un test del DNA, da dove si evinceva l'assenza di una particolare caratteristica genetica, ovvero della regione Neanderthal. La regione Neanderthal è una differenziazione che si è creata nel corso dei millenni tra popolazioni di un tipo e popolazioni di un altro tipo. Nel mio DNA e in quello del mio ceppo familiare, tale caratteristica, che in base a consolidati studi attrarrebbe di più il virus e causerebbe manifestazioni più aggressive dello stesso, nel mio ceppo familiare e in gran parte della popolazione è assente. Sempre lo stesso test parla, nel caso di persone che hanno l'assenza di determinate caratteristiche e che tecnicamente si dice non portano il gene, la regione Neanderthal, tali persone, secondo gli studi e secondo quanto sostenuto da Genartis, Università di Verona, sarebbero non suscettibili al virus e qualora dovessero essere comunque sia infettate perché cagionevoli di salute, perché rientranti nelle categorie più a rischio, non sarebbero soggette come altre a manifestare in maniera aggressiva questo virus. Durante lo scambio epistolare, inizialmente il professore si manifestò molto aperto, salvo poi
a Green Pass attuato, dire che non sarebbe stata possibile nessuna via alternativa per lavorare a quella del Green Pass derivato da somministrazione della pozione magica o da tampone ogni 48 ore. Parlo della scorsa estate, sappiamo che a breve non sarà più così. Evidentemente, durante l'estate l'aria era iniziata a cambiare e anche chi da illuminare nel marzo del 2021 si mostrava assolutamente ottimista relativamente a percorsi alternativi rispetto a quelli scelti, in qualche modo si era, diciamo, attenuato. Ma chi sono gli immuni? Chi sono i resistenti? Ci sono solidi studi scientifici, qui si parla di 300 laboratori associati, migliaia di pagine pubblicate su autorevoli e prestigiose riviste scientifiche che hanno preso in esame migliaia e migliaia di casi. Chi sono? Sicuramente sono tanti. Perché non si va, come si fanno tanti tipi di analisi e tanti tipi di interventi, a analizzare il loro DNA per escludere almeno una fetta della popolazione da alcune ingerenze? Perché, come ho fatto io su me stesso, per curiosità personale, perché volevo portare avanti una personale battaglia, poi fermatasi di fronte a numerose barriere che mi sono state frapposte, perché non si va a accertare chi sono queste persone e perché non si va a vedere come potrebbero essere utili per uscire definitivamente da questa parentesi brutta della storia e vorrei dire anche di una certa parte di un mondo che dovrebbe essere attendibile. Perché, come dice nell'articolo, non si utilizza anche questa possibilità per sviluppare farmaci utili alla prevenzione e all'azione sulle persone che, al contrario di chi è un resistente al virus, così come lo definisce il professor Novelli, potrebbero appunto supportare geneticamente, quindi con farmaci di tipologia genetica, queste persone, renderle a loro volta potenzialmente resistenti. Facendo così si potrebbe creare un contrasto elevatissimo di resistenti alla malattia e, a mio modo di vedere, gradualmente farla uscire di scena, malattia e virus, virus e malattia. È davvero possibile che non sia stata presa in considerazione questa possibilità? Stranamente, il famoso regolamento 953 dell'Unione Europea, che per la prima volta parlò di certificazione verde, già contemplava l'esistenza di una fetta nutrita di popolazione immune al virus. Esattamente al punto 7, tale regolamento recita: la libera circolazione delle persone che, secondo solidi dati scientifici, non costituiscono un rischio significativo per la salute, perché, per esempio, sono immuni al SARS-CoV-2, immuni al SARS-CoV-2, non possono trasmetterlo, tale limitazione non dovrebbe essere soggetta, tale caratteristica non dovrebbe essere soggetta a restrizioni, perché queste ultime, cioè le persone definite immuni dal regolamento europeo, non sarebbero necessarie, le restrizioni per queste persone definite immuni non sarebbero necessarie a conseguire l'obiettivo di tutelare la salute pubblica. Tali persone, continua sempre il regolamento, non dovrebbero essere soggette a restrizioni
aggiuntive alla libera circolazione connesse alla pandemia di Covid-19. Mi chiedo, perché se esistono persone, DNA alla mano, immuni alla malattia, e perché ne parla anche, e di questo ne parla anche il regolamento europeo, tali persone debbano essere ignorate? Perché tali persone devono sopportare e assecondare le restrizioni imposte sulla massa quando, come dice il regolamento europeo, potrebbero tranquillamente essere esentate perché immuni e perché non costituiscono pericolo per la salute pubblica? Perché nessuna legge nazionale, che ha recepito moltissime affermazioni del regolamento europeo 953, nessuna legge nazionale ha recepito anche il punto 7, quindi ha dato la possibilità a chi è resistente geneticamente al virus di rimanere libero. Misteri della vita, misteri dell'attualità. Buona resistenza a tutti. Arrivederci.